Domenica prossima riprenderà il campionato del Pescara dopo la lunga pausa. Arriva la Salernitana, il presidente Sebastiani ai nostri microfoni fa il punto della situazione tra Salernitana e soprattutto calciomercato. Valentino Sciotti è diventato il padrone del ciclismo, due squadre di altissimo livello con il marchio del gruppo Vini Farnese e non solo, ne parleremo proprio con Valentino, ospite in studio. Il presidente Daniele Ortolano in studio la domenica sportiva di Rete 8 per fare il punto della situazione sul calcio dilettantistico abruzzese. Ad agosto si tornerà a votare in federazione. Finalmente Teramo in Serie C, la vittoria esterna della formazione abruzzese, 1-0 il finale contro la Sicula Leonzio. Ai Notaresco arriva il KO casalingo 3-1 contro il Campobasso in Serie D per la formazione abruzzese, bene il Pineto che supera 1-0 il Chieti nel derby. Nel basket perde in casa Roseto in Serie A2 contro Verona, molto bene l'Esa Italia pallacanestro Chieti nel derby contro Giulianova e arriva anche la firma di Pedersini. Di questo e di tanto altro parleremo questa sera nella domenica sportiva di Rete 8. Buonasera, ben ritrovati in rigorosa diretta, intanto un saluto e buon lavoro a Roberto Cherchi alla telecamera, un saluto e buon lavoro alla regia curata da Dino D'Angelo, subito il nostro parterre di ospiti, maglia rossa, quindi si parlerà tanto di ciclismo con Gabriele De Bari. Tanto di, abbiamo presidenti di una squadra nuova, sponsor di un'altra squadra Pro Tour, quindi insomma il ciclismo in Abruzzo è sempre vivo ed è giusto che meriti uno spazio importante. Poi commenteremo anche le parole del presidente Sebastiani, perché voglio sentire la tua opinione io sul faccio, possibile io ritorno. Faccio la traduzione quello che voleva dire. Ah, fai la traduzione? Come sempre. Come, diciamo. Va benissimo. Ben trovato al presidente della FIGC Abruzzo, grazie. Daniele Ortolano, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera presidente, buonasera. Faremo chiaramente un bilancio di questo suo ennesimo mandato e un bilancio di come sta il calcio abruzzese. Non so se l'abbiamo detto in maniera troppo forte nei titoli, ma Valentino Sciotti comincia a diventare il padrone del ciclismo. Due squadre e mezza. Ciao Valentino, no. Buonasera. Ciao, buonasera. Di no. Questo dovremmo parlare e poi avremo anche una chicca questa sera, perché maglia rossa, c'è cioè Maurizio Formichetti che saluto. Buonasera. Buonasera. Maurizio Formichetti, da quello che sappiamo io e te, poi lo documenteremo, non mi sembra un buon cantante. Oh, oh. Beh, tu eri presente. Confermi Valentino? Dobbiamo per forza confermare. Ciao Maurizio, buonasera, buonasera ben trovato a voi, anche a te. E questa te la dovevamo, anche perché ci hai autorizzato tu. Quindi. Sì, senza problemi. E poi affiderò il microfono a Lorenzo Valeriani per, nel suo tempo per andare a vedere un po' i segreti di questo mandato del presidente Ortolano e qual è il futuro del calcio dilettantistico abruzzese. Ciao Lorenzo, buonasera, buonasera ben trovato. Grazie anche per a te. Questo invito. Intanto diamo subito il parziale del posticipo di Serie A. Lo so, ma ti conviene, giustamente. Ciao Gabriele, buonasera. Ciao, ciao. No, perché dopo pochi minuti la apposta, Juventus... dai, se stava 2-0... Già avanti per 2-0 con i gol di Demiral e di Cristiano Ronaldo, poi tu sei contento sulla perché... Croce Rossa, sperate. Perché Ibrahimovic è tornato anche a segnare, quindi sei contento, di questo e di altro parleremo allora nella nostra domenica sportiva. Primo flash con i nostri ospiti, subito. Argomento a piacere per Gabriele De Bari. Su cosa punti l'indice? No, diciamo che abbiamo registrato che in B ci sono alcune squadre che volevano rinforzarsi, che siccome avevano anche la possibilità economica, si sono mossi e si sono presi dei giocatori importanti. Spero che al Pescara resti qualcuno valido che faccia al caso della squadra per migliorare una, diciamo, un assetto offensivo dove il Pescara è carente, però secondo me ci vorrà anche un po' di fortuna, perché se si aspettano gli ultimi giorni poi tocca prendere quel che resta sul mercato. Poi commenteremo allora l'intervista al presidente Sebastiani, perché parlerà tra le altre cose proprio Mi riferivo all'Empoli che avrebbe bisogno di un attaccante e va là 3 milioni, prende il centravanti che gli serve. Pescara non può fare questo tipo di operazione, deve sperare di riuscire a cucire un rapporto affinché un giocatore importante, come ora si parla di Pettinari, non so se poi sarà lui, possa dare alla squadra qualcosa in più in avanti per puntare ai playoff. Ne parleremo tra pochissimo. Buonasera Presidente Ortolano, mi dice in 30 secondi come sta il calcio abruzzese dilettantistico? Sta bene perché c'è ancora tanta passione attorno a questo calcio, nonostante ci siano tante difficoltà di tipo economico, di tipo di sponsorizzazioni, di tipo di...
supporto ai tanti dirigenti che si dedicano da tanti anni a questa che io chiamo missione. Valentino Asciotti, buonasera, ben ritrovato anche a te. Hai una squadra con la Farnese Group che è la Vini Zabù, che è stata presentata in dicembre in Sicilia. Sei uno degli sponsor più importanti di una formazione Pro Tour che è l'Israel Cycling, l'Israel Startup Nation. Hai il marchio anche, diciamo, sei fornitore anche dell'Astana, che è una delle squadre più importanti del panorama mondiale. Insomma, Valentino Asciotti nel 2020, lo possiamo dire, che ha tanto, tanto, tanto ciclismo nel cuore. Sì. Quel comando del ciclismo era, tra virgolette, anche nelle tasche. Anche le tasche? Nel cuore e nelle tasche, perché immagino che siano stati fatti investimenti importanti per tenere fronte a questi impegni. No, diciamo che siamo stati anche abbastanza fortunati, perché il ciclismo quest'anno in particolare ci ha voluto ridare indietro tutto ciò che abbiamo dato per 12 anni con passione, e le squadre dove siamo entrati come sponsor ci sono venute incontro agevolandoci il compito, ecco. Maurizio, che ruolo ha ufficialmente in questa squadra? Maurizio è fondamentale, perché io mi occupo di vini, non mi occupo di ciclismo. Quindi, diciamo, è il Valentino Asciotti tecnico in squadra. Esatto. Quindi il proprietario, no, diciamo che è il capo tecnico della squadra. Ma nessuno è proprietario di nessuno, di niente, però indubbiamente per me è una persona fondamentale, perché poi quando fai una sponsorizzazione ci devi stare anche un pochettino dietro, e hai bisogno di una persona che ci sappia stare dietro, con discrezione, ma che sappia vedere e correggere qualunque cosa possa non essere compatibile con lo spirito aziendale. Maurizio, che chiaramente è teatino, doc, e c'è una parte di Chieti che sorride, che è quella del basket, una parte di Chieti che non sorride, che è quella del calcio. In 30 secondi come mi commenti questa domenica? Commento che abbiamo visto tutti quanti la partita di basket, è stata una partita facile, mi aspettavo un Giulianova un pochino più pimpante, invece una squadra che purtroppo, devo dire, mi dispiace un pochino, in disarmo, e dall'altro lato abbiamo un Chieti che, nonostante le fatiche fatte in campagna di gennaio, acquisti e cessioni, non riesce a ingranare la marcia. Domenica scorsa ha avuto questa brutta sconfitta con la Vastese, oggi hai perso a Pineto, la classifica si fa sempre più difficile, e se non si cambia marcia si rischia di veramente grave. Dimmi solo sì o no, secondo te viene messa in discussione la gestione tecnica di Pino Di Meo? Ma questo dobbiamo chiederlo al patron. Se ti ricordi quando fu messa in discussione e poi ci fu la cacciata di Grandoni, o l'esonero, perché la cacciata è un termine brutto. Io proposi un'altra persona, non sono stato ascoltato, e va bene che ci sia il mister Di Maio. Adesso a questo punto sarà la proprietà, il presidente, il direttore tecnico, che dovranno decidere se continuare ad andare così oppure cambiare di nuovo. La prima domanda di Lorenzo Valeriani a presidente Ortolano, che cosa ti senti di chiedere? Ma io prima ho ascoltato le parole del presidente, credo che ci sia bisogno di un rinnovamento sotto l'aspetto impiantistico, presidente, degli stadi abruzzesi, che forse sono un po', come posso dire, fatiscenti, oppure hanno bisogno di un rinnovamento. Non so se è d'accordo su questo, ma non solo nei dilettanti, credo anche in categorie superiori. Presidente. Beh, sono d'accordo, stiamo pagando tanti anni di non investimenti su queste nostre strutture, sia nelle categorie più basse, seconda, terza, e sia anche nelle categorie di eccellenza e di promozione. Purtroppo manca da parte delle amministrazioni comunali la volontà di poter rivedere alcuni piani nell'ambito di quelle che sono le ristrutturazioni degli stadi. E, come dicevo prima, ci sono difficoltà nell'ambito del reperimento delle risorse per quanto riguarda proprio l'attività specifica, e ci sono mancanze di risorse anche a livello di amministrazione comunale. Questo però senza dimenticare che per 60 anni queste società sportive, piccole, grandi, hanno rappresentato sempre un punto di riferimento, certo, per i giovani,
sia tutto lo sport, sia nell'ambito della promozione, sia nell'ambito anche dell'educazione dei nostri ragazzi. Lo continuano a fare e quindi noi abbiamo bisogno assolutamente di queste risorse. Mi sembra che la Regione stia anche rivedendo un piano di possibilità di investimenti a fondo perduto su questi impianti, e tanto per far capire quanto anche la Regione possa credere nella continuità di queste nostre società nell'ambito di quello che ho detto prima. Ne parleremo diffusamente, Presidente Ortolano. Dopo questo primo giro andiamo con l'ordine di scaletta, cominciamo con il Pescara Calcio. Noi siamo pronti ad andare ad ascoltare l'intervista realizzata oggi dal nostro Massimo Profeta a margine della partita amichevole, il test in famiglia che c'è stato, ma ho visto nel monitor di servizio già Rocco Coletti, il caporedattore del quotidiano Il Centro, delle pagine sportive, l'ho visto nel monitor di servizio, quindi lo vado a salutare subito e gli do il ben trovato. Ciao Rocco, buonasera. Buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti. Allora Rocco, noi ci andiamo ad ascoltare l'intervista che ha realizzato Massimo Profeta al presidente Daniele Sebastiani, poi la commentiamo con te e con i nostri ospiti in studio. Ascoltiamo allora le parole del presidente Sebastiani, magari le traduce, come dice scherzosamente Gabriele De Bari. Spesso è anche crittografico il presidente. Vediamola, vediamo cosa ha detto Massimo Profeta e poi lo commentiamo insieme. Sì. Presidente, andiamo dritti al cuore del problema, obiettivo attaccante, indiscrezione delle ultime ore, Stefano Pettinari che sta facendo molto bene a Trapani, si tratterebbe di un clamoroso, se vogliamo, ritorno, però vogliamo capire se è fattibile questa operazione. Per caratteristiche è un giocatore, sembra essere un giocatore congeniale alle esigenze di questa squadra. Ma probabilmente il nome di Stefano è uscito anche soprattutto per questo motivo, perché forse delineando un po' le caratteristiche del giocatore che cerchiamo, uno dei giocatori che ha queste caratteristiche è sicuramente Stefano, però non c'è assolutamente nulla, non abbiamo parlato con il Trapani, non abbiamo parlato col giocatore, quindi è una voce che è uscita fuori perché, ribadisco, la caratteristica del giocatore che vogliamo prendere è quella lì. Ma farete un tentativo? Ma Stefano Pettinari è un giocatore forte, lo sappiamo, che a Pescara ha fatto anche molto bene nell'ultimo anno in cui c'è stato, quindi ha delle caratteristiche che potrebbero fare il nostro caso, però abbiamo anche altri profili sotto controllo. Qual è il budget stanziato per l'ingaggio di un attaccante? Ma non c'è un budget nostro, dipende da quello che ti dà, che trovi sul mercato e quello che poi sono le richieste, perché tu puoi avere anche un budget, ma se poi quel giocatore non ci viene è inutile che c'è il budget. Serve anche un difensore centrale, perché in questo momento ce ne sono tre, Campagnaro è out. C'è anche Vitturini. Vitturini però è destinato a lasciare il Pescara, no? Noi facciamo delle valutazioni giorno per giorno, l'occorrenza ci può giocare anche Matteo Ciofani, quindi questo grande problema non ce l'abbiamo. Quindi non è una priorità, insomma. No, nel modo più assoluto. Non c'è però un sostituto naturale di Palmiero, ma questo è un problema vecchio, perché ne avevamo parlato anche a luglio, prima dell'inizio del campionato. Secondo me Se si fa male Palmiero, poi si torniamo a punta. Palmiero gioca Bruno, perché Bruno c'ha quelle caratteristiche per giocare in mezzo al campo, punto. Cioè, se poi vogliamo fare girare, c'è sempre l'allenatore che decide. Decide l'allenatore, ma finora Bruno ha giocato la prima partita, poi ha giocato qualche spezzone e non ha giocato più. Decide l'allenatore, giustamente. Però se tu mi chiedi se c'è un giocatore di ruolo in quel posto là, credo che Alessandro abbia le caratteristiche proprio per può giocare solo là. Per senso della posizione, ma non è un giocatore come Palmiero, cioè un sostituto naturale di Palmiero non c'è, detto tra noi. Se ci fosse un giocatore sostituto naturale di Palmiero, vuol dire che ci sarebbe un dualismo importante in una squadra come il Pescara, che non esiste da nessuna parte, perché due giocatori di quelle caratteristiche non c'era nessuno. Noi siamo a posto, così se noi abbiamo tracciato un programma dicendo che abbiamo bisogno probabilmente di una punta. E poi vediamo, forse magari, come dicevi tu, un difensore centrale, se il resto conta poco. A proposito, l'Empoli ha preso anche la Mantia Mancuso, che era la coppia che voleva formare qui a Pescara lo scorso anno, Giorgio Repetto, non so se ricorda il presidente, no? Assolutamente sì. Infatti stiamo parlando di due giocatori forti. Un grande rimpianto anche questo, no? No. I rimpianti non ci devono essere, uno deve guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Se guardi, se pensi, vivi di rimpianti. Come diceva qualcuno, beh, meglio non lo dico. Quindi, soddisfatto dei 26 punti? Ma io sono soddisfatto, sì, sono soddisfatto e sono convinto che questa squadra, come ho sempre detto, con questo organico possa fare molto meglio. Basta un attaccante?
come si muove qualcuno, come si crea un incastro, se sei bravo e sveglio ti metti dentro e risolvi il problema. La storia degli ultimi anni dice che il mercato di gennaio non ha regalato grandi soddisfazioni. No, no, c'hai ragione, il mercato di gennaio secondo me non serve proprio a niente, perché purtroppo rischi solo di fare dei danni o di creare delle problematiche a una squadra che magari è già completa. È chiaro che nel caso nostro abbiamo bisogno per numero, perché è chiaro che se qualcuno va via lo devi rimpiazzare, purtroppo abbiamo Tuminiello che ci avrà ancora un paio di mesi fuori e quindi devi intervenire, diversamente noi staremmo bene così come stiamo. E queste le parole del presidente Daniele Sebastiani. Mentre ci ricolleghiamo subito con Rocco Coletti, volevo sentire il commento di Gabriele De Bari a quanto dichiarato da Sebastiani al microfono di Massimo Maffè. Sull'attaccante mi pare convinto anche il presidente che debba arrivare. Ora che sia Pettinari, che sia un altro, sul budget ha fatto capire che non è che ci sia un budget importante da poter mettere sul mercato. E poi c'è stata una critica importante al tecnico. Certo. Perché quando dici che il vice di Palmiero non c'è e il presidente ti dice che il vice di Palmiero è Bruno e che deve giocare Bruno e che ha giocato solo tre partite, una intera, due spezzoni, vuol dire che il presidente non è soddisfatto di quello che ha fatto Zauri. E alla fine ribadisce, questa squadra meriterebbe più punti di quello che ha. In effetti io condivido la disamina che ha fatto il presidente. Per me il Pescara ha 5-6 punti in meno rispetto al valore che ha come qualità tecnica di organico. Però quando un presidente ti dice che piace Bruno, Pettinari a te? Sì, piace, sta facendo bene, quindi un giocatore che se arriva... Migliorerebbe il Pescara Pettinari? Migliorerebbe sicuramente, ma Pettinari costa, secondo me pure. Non è che il Trapani ti regala Pettinari. A proposito, Borrelli potrebbe essere inserito con uno scambio con l'Inter, eh? Non mi fa dire cose che poi diventano anche antipatiche, su dai. Vabbè, io ti do la notizia di cronaca. È un ragazzo che deve crescere con la primavera e fargli fare strada senza pressioni, perché è stato quasi già messo a fuoco, perché ha fatto 10 partite, ha fatto un gol, si è dimostrato che non vale, perché se valesse oggi Pescara non andrebbe a cercare un attaccante avendo lui. Il Pescara te l'ha bocciato Borrelli, il Pescara, non io. Perché se serve un attaccante è perché Borrelli non è all'altezza della situazione. Se no, a che serve Pettinari se c'è Borrelli, se è forte Borrelli? Andiamo a sentire Rocco che vedo inquadrato. Fate crescere i ragazzi come devono crescere. Rocco, ti vedo pronto per intervenire. Non so se hai ascoltato il presidente Daniele Sebastiani su Pettinari e non solo. Qual è la tua opinione? Sì, ho ascoltato il presidente. Il presidente è stato chiaro, ha detto la punta arriverà e penso che di solito il presidente mantiene fede alle promesse. E, chi sarà? Molto dipenderà dagli incastri, dal giro di punte. In questo momento il Pescara ha tanti giocatori monitorati, ma nessuno in pugno. Sul discorso di Pettinari, sì. Mi convince fino a un certo punto, mi aspetterei qualcosa di meglio per fare un salto di qualità. Con Pettinari il Pescara si rinforza ma non fa il salto di qualità. Il discorso di Palmiero e di Bruno, Bruno anche l'anno scorso il presidente ha detto così che Bruno poteva giocare, quindi non vedo dove sta la novità. Mi ricordo il dopo partita contro il Palermo, quello fa sempre fede. Aveva dato delle indicazioni molto, molto chiare, quindi non ci vedo niente di particolare rispetto a quello che ha detto oggi. Sul discorso di Borrelli, Borrelli è un giocatore, è un ragazzo che va fatto crescere, deve fare un po' di gavetta, ha avuto questa opportunità, si è messo in luce, ha dato una mano alla squadra, ma poi non va bruciato, perché il rischio è quello di bruciarlo e sarebbe veramente un peccato. Ti chiedo un'ultima cosa sul Pescara, Rocco, perché poi ti lascerò un po' il microfono per il presidente Ortolano e per Valentino Sciotti, che sono ospiti in studio. Ti chiedo se secondo te, da quello che hai ascoltato, il Pescara sta lavorando su un profilo importante lì davanti, e per importante intendo i nomi che si sono già casati, no? Viene da pensare a Moncini al Benevento o la Mantia all'Empoli. Ma io non penso che... cioè il Pescara è una squadra che cerca una punta...
ma non è che ha la forza per prendere un attaccante di categoria superiore che lo porti in Serie B e fa il salto di qualità. Io penso che il Pescara prenderà un buon rinforzo. Il profilo di Pettinari, l'ho detto, è un profilo di un rinforzo rispetto all'attuale organico, però non è il giocatore che ti fa compiere il salto di qualità. Il discorso comunque è più, va contestualizzato, nel senso, anche il presidente, lui dice sì, sono soddisfatto di questa squadra. No, non è soddisfatto, perché nel momento in cui dici che ti mancano dei punti, che l'obiettivo è i playoff, tu sei leggermente fuori, tu sei leggermente insoddisfatto, o quantomeno sei soddisfatto, ma speri che faccia meglio questa squadra. E io in questo giorno d'andata si è più volte parlato della posizione di Zauri, della panchina, rischia, non rischia. Ecco, io vedo nell'atteggiamento del presidente un voler dare fiducia al gruppo e all'allenatore, nella speranza che possano dare qualcosa in più. Però è chiaro che il presidente, ma anche la tifoseria, si aspettano qualcosa in più, perché a tratti durante la stagione la squadra ha dimostrato di poter lottare per qualcosa in più. Poi io penso che il valore di questa squadra sia dal quarto all'ottavo posto. Poi sai, il campionato è equilibrato, i valori anche sono equilibrati, uno o due punti ti possono cambiare tra virgolette la vita alla fine della stagione. Però ecco, ripeto, secondo me è da quarto ottavo posto. C'è Valentino Sciotti, c'è il presidente della FIGC Abruzzo Ortolano, ti lascio il microfono Rocco per la tua prima domanda ai due ospiti e poi ci ritroveremo nella seconda parte. Sì, intanto li saluto entrambi. Io al presidente Ortolano volevo chiedere se il problema dei campi nei dilettanti, specialmente prima, seconda categoria, è stato risolto, perché all'inizio c'era stata una vera e propria emergenza, specialmente in provincia dell'Aquila, molti impianti erano stati dichiarati non a norma e molte squadre sono state costrette ad emigrare pur di giocare. La situazione nell'Aquilano sta migliorando nettamente, mancano ancora alcune soluzioni importanti come quella di Luco e come quella di Trasacco, però Capistrello ha risolto i suoi problemi. Li hanno risolti anche tante piccole città in cui bastava poco per rendere agibili questi campi, perché poi se parliamo di migliorie e di miglioramenti dell'intera struttura, chiaramente è stato fatto poco. Però per queste situazioni gli sforzi fatti dal comune, dai comuni e dalle società hanno dato oggi e dei riscontri importanti, e diciamo che la chiusura dei campi o il giocare a porte chiuse sta lentamente diminuendo, almeno in quella parte della nostra regione. Chiedo scusa Presidente se faccio una domanda, ma l'Istituto Credito Sportivo in questi casi non può intervenire, o meglio i comuni non possono purtroppo chiedere sovvenzioni all'Istituto Credito Sportivo, perché so che ci sono dei tassi bassissimi a diversi anni, di conseguenza potrebbero usufruire di questo progetto, insomma. Intanto bisogna anche dire che anche lo stesso CONI, la stessa FIGC ha intavolato con questo ente, con questa banca, diciamo che oggi sì, è la banca dello sì. Sport, e una serie di iniziative. Alcune volte i comuni non riescono ad attivare proprio una linea di credito importante, come ha detto prima lei, anche a tassi bassissimi, perché mancano le risorse, a volte manca anche la voglia di poter tornare a far belli i nostri impianti anche in piccole comunità. Però questo lo si sta facendo e credo che in alcune situazioni questo sia stato attivato. Voglio dire una cosa, anche prima rispondendo sia a Valeriani che a Rocco, che saluto, che per esempio tra qualche mese noi faremo inaugurazioni di campi in erba artificiale in tantissimi posti, partendo da Wilmi, Tollo è stato inaugurato poche settimane fa,
abbiamo inaugurato il campo di Carsoli, anche lì, poi insieme a questo sforzo fatto anche dai comuni, perché chiaramente il miglioramento anche dello stesso impianto su cui si gioca dipende da risorse che vengono messe dentro dalle amministrazioni comunali, e quindi anche lì si fa carico al credito sportivo ed altre cose. Però poi mancano una serie di iniziative che riguardano proprio l'agibilità, che il problema sta lì. Cioè non è il miglioramento, noi abbiamo tanti campi in erba artificiale. È il contorno quello che è un problema. È un problema, è un problema. Spogliatoi, tribune. Perché là ci sono responsabilità di sicurezza in cui bisogna rispettare l'ex articolo 80 del TULPS per quanto riguarda le manifestazioni, che poi sono stati migliorati e peggiorati, io dico, anche per tanti eventi che sono successi, purtroppo catastrofici, che hanno poi messo questi campi sportivi anche dentro a questo calderone delle manifestazioni. E quindi i comuni si trovano costretti anche a dover rendere la struttura, quindi quella degli spogliatoi e non solo, quella degli spalti, agibili, e ci servono una serie di iniziative anche costose, insomma. Intanto Gabriele De Bari riceve messaggi in diretta, stiamo cercando di levare la suoneria al buon Gabriele. No, è Ibrahimovic. È Ibrahimovic che va. Torno da Rocco Coletti per la sua prima considerazione con Valentino Sciotti. Sì, a Valentino volevo chiedere un motivo che potrebbe spingerlo a entrare nel calcio e il motivo che invece lo spinge a non entrare nel calcio. Questo sorriso, Valentino, mi fa immaginare che ci stai pensando. No, assolutamente, guarda, non mi posso mica occupare di tutti gli sport, io capisco già pochissimo di ciclismo, il calcio, devi essere un imprenditore del calcio, io non sono quel tipo di persona, penso che potrei portare molto poco a parte i soldi, quindi poi c'è un tipo di azienda che fa quasi tutto export e come visibilità, come ritorno d'immagine sarebbe molto più localizzato nella nostra regione o in Italia, ma comunque diventa più difficile. E poi una piccola partecipazione ce l'ho, perché comunque noi siamo con la Lazio, già da 3 anni abbiamo 3 tabelloni luminosi sullo stadio e forniamo tutte le lounge della squadra. Abbiamo una bellissima collaborazione. L'anno scorso anche il Torino, sì. E invece perché non entreresti? Perché penso di non essere la persona giusta. Tutta risposta, c'è ragione. Rocco. Però sei andato vicino qualche anno fa, ti hanno tirato per la giacchetta da... Sì, mi ci stavano tirando, ma sai, sono quegli interventi. Dove? Che lo fai più che altro perché vuoi risolvere un problema. Dove c'è stavi un problema. Per entrare, Valentino? No, lascia perdere. Rocco, poi hai preso la nobile decaduta però. C'era un problema, ma io se sarei entrato era solo un'operazione traghettamento, io non posso occuparmi di calcio perché veramente sono del tutto inadeguato. Invece chi ama il ciclismo, il calcio non è uno sport dove no, si può mettere i piedi. Al di là di quello, lui è un discorso di marketing, giustamente dice io il mio marchio che vado in Australia. Quello, il calcio è per squali, ho tutto il rispetto a lui, non mi sembra uno squalo. No, neanche una volta, guarda. Quindi... Ma il problema... Vai, aspetta, volevo far chiedere se Rocco aveva qualche curiosità sul ciclismo con Valentino Sciotti. No, che cosa si aspetta dalla nuova squadra professional che ha messo in piedi o che ha contribuito a mettere in piedi? Guarda, Rocco, è una scommessa. A me le scommesse sono sempre piaciute. L'anno scorso l'abbiamo dimostrato al Giro d'Italia. Lo sport in generale, il ciclismo in particolare, non è fatto solo del più forte che vince. Ci stanno anche delle opportunità molte volte per il meno forte che con più voglia di arrivare riesce a portare a casa dei risultati, se vogliamo, sensazionali. L'anno scorso a noi c'è successo al Giro d'Italia, io spero che possa accadere di nuovo. Maurizio, vuoi aggiungere qualcosa prima di andare in pausa? No, voglio aggiungere che, per esempio, Valentino, quando stavamo parlando di questa eventuale nuova sponsorizzazione, era orientato su un altro marchio, sempre del gruppo. Poi alla fine ha deciso
su Vini Zabu. Adesso su Vini Zabu, al Giro d'Italia, le corse che farà, avrà un marchio enorme, avrà una conoscenza importante. Se avesse messo Vini Zabu su una squadra anche di Serie C, non avrebbe avuto lo stesso risalto, con tutto il rispetto che io per... voi sapete benissimo che più, volte ho... diciamo, stavo per entrare nel calcio. Guarda, però... Valentino, guarda che ti stiamo facendo rivedere. Poi anche le maghi sono state disegnate bene, colori indovinati, la grafica è stata perfetta. Ed è normale che lui preferisce più dare il proprio marchio a uno sport televisivamente. Ma se vai in fuga un Giro d'Italia in una tappa e stai mezz'ora, 40 minuti, c'hai sempre le telecamere addosso che evidenzi il tuo marchio. In Serie C non lo vede nessuno, ma manca in B. No, se guardiamo il passato, Tecnogym era un laboratorio dentro un garage, oggi è il numero uno nel wellness mondiale. Non so se è d'accordo Ortolano, mi sembra un po', non è tanto d'accordo. Lasciamo stare, ascolto questa volta imparo. Ah, va bene, allora noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, io ringrazio per il momento Rocco Coletti con cui torneremo a collegarci nella seconda parte della nostra Domenica Sportiva. Buon lavoro Rocco, pausa pubblicitaria per noi. Eccoci, siamo tornati dopo la pausa pubblicitaria, allora io inizio questa seconda parte con i nostri presidenti in studio, perché per me Valentino Sciotti è il presidente, tra l'altro presidente del Farnese Group, no, questo è giusto, è ufficiale. E allora io vado da Lorenzo Valeriani per 5 minuti di virgolette interrogatorio a Daniele Ortolani e poi Maurizio Formichetti che ci aiuterà a conoscere un po' più da vicino Valentino Sciotti. Naturalmente la nostra maglia rosa, che è Gabriele De Bari, può intervenire quando vuole. E pure le Formichette presidente, mi pare, sono tre presidenti. No, io sono rappresento il gruppo Farnese. Però io questa sera lo utilizzo da opinionista che mi fa un po' di domande e mi aiuta a ci aiuta a conoscere Valentino Sciotti. Vai Lorenzo, inizia tu con il presidente. No, io innanzitutto al presidente volevo dire che il vino che dà la Lazio forse è troppo buono, perché sta correndo la grande e poi la romanista, insomma, un po' di invidia e gelosia, cioè se lo porta anche sull'altra sponda del Tevere non fa male, però forse non basta il vino. Se avessi saputo che le tue simpatie calcistiche non avrei ribadito il parziale Juventus 2-0. Puoi stare con me, lo sai che puoi stare, sono molto sportivo, sono romanista ma sono molto sportivo. Andiamo avanti. No, io al presidente naturalmente volevo anche chiedere un quadro generale su quella che è stata la sua storia e se c'è anche un obiettivo personale, perché nell'ultima intervista insomma qualche sassolino dalla scarpa se l'è tolto. Quale? Anche... Ma secondo me chiedeva e chiede ancora un comportamento diverso dagli attori principali di questo sport, che è il calcio dilettantistico abruzzese, quindi parlo anche di comportamenti, di fair play, se lì c'è bisogno ancora di qualcosa, Presidente, oppure se rispetto alle altre federazioni abbiamo fatto qualche passo in avanti. Domenicalmente, parlando di eccellenza e promozione, però non vedo grosse criticità sotto questo aspetto. No, siamo nettamente migliorati. Questa settimana mi è dispiaciuto di un episodio, anche relativamente violento, insomma, che è stato punito dal giudice, ma in seconda categoria. E quest'anno non ne avevamo avuto, vuol dire che tutto quello che abbiamo fatto in questi 15-16 anni sta finalmente dando dei frutti anche rispetto alle politiche degli altri comitati regionali. Ma che cosa diceva Lorenzo che l'era arrabbiato? Che è successo, Presidente? Dice, si è tolto qualche sassolino. Non lo so, i sassolini me ne sono tolti tanti. E se ne leva uno adesso? No, se me lo devo togliere uno, posso fare la mia storia, perché credo intanto che sia conosciuta, poi mi sembra che in 5 minuti, 10 minuti di trasmissione... Però lei è bravo, quindi con... Raccontare... No, ma abbiamo finale 22:30. Raccontare 16 anni o 18 anni di comitato, raccontare 35 anni di Renato Curi mi sembra un po', quindi lasciamo stare il passato. Ma quanto è difficile fare il presidente, onestamente? Questo, perché presidente del comitato? Sì, sì. Ma io adesso volevo dire soltanto, al di là del fatto che dico una cosa, cioè il mandato mio non è scaduto, cioè scadrà, ma io mi posso ripresentare un altro come gli altri presidenti. Lo farà? Eh? Lo farà? No, io dico soltanto una cosa, che decidono le società quello che uno che vuole fare. Ma se le dovessero dare questa opportunità, o meglio... Le società? Se dovessero chiederle di continuare? No, io voglio continuare con una squadra che ho costruito nel tempo, che ha i valori che noi portiamo dentro, una squadra del comitato, in cui, perché ci servono determinate, nell'ambito del volontariato ci sono
che noi facciamo, ci sono purtroppo delle professionalità che hanno partecipato alla vita del comitato. Io credo che il presidente, insomma, che abbia l'intenzione di far crescere qualche altra figura, questa è la mia sensazione. Certo, certo. E poi naturalmente chi, Lorenzo, siamo qua apposta. Ma io non so se adesso può essere trattato stile calciomercato, però credo che l'attuale vicepresidente possa avere la patente giusta per guidare il vicepresidente una... Memmo, cioè credo di che Carlo, possa avere la patente giusta Simone, per guidare tutti un... gli altri che... E lei che cosa vuole guidare da fine agosto? Sarà il presidente non è posto. Fine agosto, che sarà a fine novembre. Quindi... Fine a novembre, va bene, alla fine del mandato. Io sono a disposizione della Lega Nazionale Dilettanti o della Federazione nell'ambito di quelli che possono io essere... Io vedrei bene il presidente Ortolano nella gestione del calcio femminile. No. Non so perché, ma mi viene questa gestione nazionale anche del calcio femminile. L'accendiamo, presidente Ortolano. Esperienza giusta, ma anche una sfida diversa per lui. Presidente, allora faccio questa domanda diretta: fine mandato, che sia agosto, che sia novembre, quando ci saranno le elezioni. Appena è stato eletto il nuovo presidente della FIGC Abruzzo, Ortolano lo vedremo con un ruolo importante nel calcio femminile? No. Però esteticamente migliorerebbe di molto la situazione, quindi... Però Presidente, chiedo scusa, io ho fatto una domanda, non... Quanto è difficile fare il Presidente del comitato? Tantissimo, ma io perché lo dico? Io prima, sono tuttora medico, quindi dal 2002 al 2014, quando sono andato in pensione, facevo questa cosa con in mani sacrifici, però siccome non mi devo lamentare, perché è una cosa che ho scelto io, continuavo a farlo, quindi... Ma le difficoltà sono tante, anche perché la gestione del comitato che va dalla giustizia sportiva e poi che anche le nostre società non lo sanno, questo è un mondo di volontariato, cioè sia i consiglieri che sono eletti, sia le delegazioni, i collaboratori delle delegazioni, gli stessi allenatori che noi scegliamo per l'ambito rappresentativo e che fanno un lavoro enorme anche nella crescita dei nostri piccoli talenti, quindi sì. Vengono a titolo gratuito, cioè prendono il rimborso dalla macchina, cioè lì devi avere delle amicizie, devi essere credibile per avere questa gente competente che ti aiuti a fare questo tipo di quante società gestisce in Abruzzo il comitato regionale? Fra terza categoria fino a noi purtroppo le dico, i dati del 2010 erano 510 società, perché di squadra ne eravamo 600-700. Adesso siamo sulle 400 società. 100 società in meno quasi. Sì, sì, sì. Il motivo è economico o scomparsa di per il problemi? Il motivo è di tipo economico, il depauperamento, come ho detto prima, delle risorse e il depauperamento del calo demografico dell'Abruzzo nei piccoli comuni, perché l'Abruzzo aveva una particolarità che era quella di essere rappresentato anche rispetto alle altre regioni in tutti i piccoli comuni. Terremoto ha influito su questo. Terremoto è un'altra mazzata che noi abbiamo perso all'Aquila. Abbiamo perso all'Aquila anche nell'ambito statistico proprio della gioventù, giovanile. Abbiamo perso quasi anche nell'ambito scolastico, quasi il 10-15%. Immaginiamo che cosa significa nell'attività sportiva, nonostante noi siamo stati la prima federazione a ripartire, questo lo dobbiamo dire con orgoglio, perché noi il terremoto a maggio del 2009, noi a ottobre eravamo in sede all'Aquila in una palazzina e abbiamo dato il campo federale per le attività di tutta il comprensorio aquilano, perché gli altri campi erano occupati dalla protezione civile. A proposito di campi federali, quello che sta a Silvi, che cosa dà al comitato come... Quello è un investimento fatto dalla Lega Nazionale Dilettanti insieme ai comuni, se ne farà uno in tutte le regioni ed è la casa dei comitati regionali in cui si fanno attività di selezione, di rappresentative e in più è diventato, per volontà mia e del coordinatore federale e della federazione, anche il centro federale per le attività, diciamo così, nazionali, per quanto riguarda, che lì ci vanno tutti i migliori bambini dall'età di 2000, dagli 11 ai 13 anni, che fanno un'attività secondo un programma che è stabilito dalla federazione, da Viscidi, insomma, c'è tutto un programma anche nell'ambito
della promozione dello sport, vanno le famiglie, ci vanno tutti i tecnici d'Abruzzo e si segue un percorso importante. Tornerò tra un po' dal presidente Ortolano perché abbiamo ancora tante cose da trattare, anche un campionato di eccellenza con questa grande realtà che è il Castelnuovo. Presidente, però mi deve rispondere secco su quello che è l'amo lanciato da Lorenzo Valeriani. Lei, quando ha finito questo mandato? Con... Non è una provocazione, è una mia idea. Cioè, un'idea. Se lo vedrei bene. Dove si vede bene lei, Presidente? Allora, io dove vedo bene? Lei ha detto dove mi vogliono le società, dove la potrebbero volere? No, le società abruzzese mi vogliono, devono restare qui. E c'è questa possibilità? Ci sarà, ci sarà. Se le dovessero chiedere, lei lo accetterebbe volentieri di fare? Cercherei con queste 300 società di far accettare quella che è la mia strada. Però dico anche agli altri, perché se ne va Ortolano, allora si crea, no. Io questo comitato, per come l'abbiamo costruito, ma soprattutto per i valori etici che stanno all'interno del comitato, oltre alle professionalità e alle competenze, lo difenderò fino alla fine. Da chi... Dove si vede bene dal 2021? Ma io mi vedo bene, io parlerò con i vertici della Lega Nazionale Dilettanti, sapendo che l'Abruzzo deve essere rappresentata, perché sono 14 anni che l'Abruzzo non ha una carica a livello nazionale, andremo a finire, se ci vorranno, nell'ambito dell'area sud, per quelle che so, visto che... A meno che non ci sono sconvolgimenti. E quindi entrerà con un ruolo nella Lega Nazionale. Eletto. Abbiamo annotato. Quello che diceva Valeriani del calcio femminile è una cosa che si dà non per le elezioni. Io voglio essere eletto allora, per continuare. Ortolano, la storia di Ortolano meriterebbe anche una nomina. Ortolano nel 2021 potrebbe andare alla Lega Nazionale direttamente. Però dire una cosa, l'ultima perché poi dobbiamo andare da Valentino Sciotti. Valeriani, nell'ambito di, come hai detto tu, per la storia, in realtà, queste sono cose che mi hanno detto dal 2002, da quando sta là dentro. E quindi Presidente poi... Tavecchio mi diceva, ma tu sei il più bravo per l'attività giovanile. E poi lo dava un altro, poi vedo tu sei il più bravo per l'attività, tu sei il più e bravo, poi dava lo dava un altro. Però io Presidente glielo dico senza ironia e senza prese in giro. Non questo ce l'ho la casacca, capito? Perché non la sono mai. Calci ci sono gli squali. Ma no, gli squali. Gli squali, questi sono gli squali. No, anche mi fai dire una cosa, velocissimo, perché oggi a Città Sant'Angelo Ronzino, un giocatore della Renato Curi Angolana, ha avuto un piccolo problema, fortunatamente poi risolto. Qualche anno fa io ero in diretta proprio con Rete 8 Sport, grazie al dottore Ortolano e non al presidente della Lega Nazionale Dilettante, una vita di un tifoso del Paterno è stata salvata proprio dall'intervento del presidente. Questo quindi, insomma, no, vabbè, questo però per dire anche oltre alla professionalità, insomma, fa 40 anni, fa 40 anni l'anestesista e il rianimatore e quindi complimenti doppi allora presidente. Assolutamente sì. Maurizio, andiamo da Valentino Sciotti perché adesso facciamo un po' un interrogatorio a Valentino. Abbiamo capito che poteva diventare traghettatore, quindi presidente per un po' di una squadra di calcio, ma ha detto di no. Però ha il marchio su Paolo Nicolai e quindi sarà rappresentato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma al di là di questo andiamo... Ha vinto Coppa Italia con la Lazio, la Supercoppa italiana contro la Juve con la Lazio. Ricorda questi successi che ha avuto, no? Ma fa parte della statistica. L'ultima Supercoppa italiana, Lazio UE 3-1, c'era il marchio della Lazio, c'era il presidente. No, ma tu lasciavi che sei della Juve, non ti conviene. Sono oggettivo. Però è stato. Stavo parlando di ciclismo. Vince, con la Lazio vince. 10 vittorie consecutive, è un record storico. Ma parliamo di ciclismo, parliamo, no, Maurizio. Parliamo di lui che ha investito nello sport. È una delle persone più importanti dal livello manageriale dello sport abruzzese. Questo è un dato di fatti. Giusto, condividi questo, no? Parlo di fatti. Valentino Sciotti, come ti senti ad essere un manager stimato e rispettato in tutto il mondo e che con lo sport ti sei ritagliato un ruolo molto importante? Ma guarda, io innanzitutto voglio essere un manager che performa bene nella propria azienda. Tutto il resto viene a livello secondario. Tra l'altro oggi leggo post sui social che è stata venduta a Vini Farnese, ma Valentino Sciotti resta presidente. Sì, sì. Confermi? Sì, sì, assolutamente. Che colpo di genio. Quota, non totalmente. Venduta e lui è sempre presidente, è incredibile. Colpo di genio. È un colpo di genio, ragazzi. Vabbè. Bisogna specificare come sta. Diciamo che l'azienda è riuscita a fare una capitalizzazione record. Pensate. I numeri non sono ufficiali, quindi quelli che sono apparsi non sono quelli reali. È riuscito a fare una capitalizzazione record che secondo me è un bellissimo messaggio per tutto l'Abruzzo e tutto il Sud Italia, perché tanti pensano che per fare successo nel vino bisogna stare dalla Toscana in su. E non è vero. Noi invece abbiamo un buon vino. Abbiamo sempre creduto nel Sud. È no, d'accordo, per Presidente. Fare impresa, abbiamo un buon vino, è d'accordo, vino. Ortolano, sì. Abbiamo un buon vino.
Maurizio, mi aiuti allora a entrare nello specifico ciclismo? Prima domanda tua a piacere con Valentino. Ma, prima domanda mia del ciclismo, che lui è entrato nel ciclismo perché è un ex ciclista, è un atleta, è un maratoneta, ha fatto più volte la maratona. Ma hai scelto il ciclismo perché ti dava piacere a sponsorizzare una squadra o perché da un punto di vista di marketing hai capito che il ciclismo ti poteva aiutare per la tua grande diciamo azienda espansiva? Perché diciamo chiaramente, Valentino, il 96% dei suoi prodotti vanno all'estero, è normale che sponsorizzare il ciclismo, che oggi è su tutte e cinque, certo, i continenti, è fondamentale. Valentino? Sì, oddio, quando c'è la passione puoi scegliere di sponsorizzare una piccola squadra regionale, lì fa un senso perché lo fai con passione. Quando invece la sponsorizzazione viene fatta con dei numeri importanti, devi guardare soltanto al ritorno pubblicitario. E tutto si misura in costo contatto. Quante persone riescono a vedere il tuo marchio? E se pensiamo che il Tour de France è il terzo evento più visto al mondo, dopo le Olimpiadi, i Mondiali di calcio, ci sono ogni quattro anni, che tra l'altro ci sono ogni quattro anni, questo si fa tutti gli anni, è ovvio che se riesci ad andarci e farti vedere bene, c'è un ritorno incredibile, circa 1.200.000.000 di persone lo vedono. Non tutti bevono vino, non tutti berranno il tuo vino, ma togliendo anche la parte che non beve il vino, resta tantissimo e il costo contatto diventa veramente molto basso. Quindi per me è business, poi se nel business ci sta questa anche la passione, anche emozione, ben venga. No? Questa è anche emozione, so che Valentino Sciotti assolutamente, questa giornata... io ero lì quel giorno, quindi... Poi qualche giorno dopo, forse hai vissuto, perché inaspettata, una delle più belle emozioni della tua, virgolette, carriera dirigenziale nel mondo del ciclismo, perché prima ce l'ha fatta vedere Dino D'Angelo, chiedo a Dino se la possiamo rivedere nuovamente, la giornata della vittoria della Vini Fantini alla tappa del Giro d'Italia con la rimonta che c'è stata del velocista, eccola qui intanto, è sul podio... Sì, la vittoria di Cima con la velocista della Bora che era arrivata a un centimetro, ma alla fine avete fatto questa grande impresa. Ha tirato è rimasto col fiato sospeso perché moriva. Sì, anche noi eravamo convinti che li riprendevano, però i ragazzi sono stati molto in gamba, guidati bene, è stata tutta tattica. Praticamente facevano finta di non averne più, gli sono arrivati addosso. Era troppo presto per riprenderli, gli hanno ridato vantaggio, invece i ragazzi si erano risparmiati. Bastavano 10 un po' di fortuna, un po' di tattica. Tra l'altro siete riusciti quel giorno, Valentino, a togliere il sorriso da Ackermann, che è soprannominato Sorriso Ackermann. Poi però l'ha ripreso subito perché il francese Arnaud Demare era arrivato dietro in quella volata e quindi ha preso e poi portato fino a Verona la maglia ciclamino nella classifica a punti. Colgo questa occasione, Valentino, per chiederti adesso che cosa ti aspetti dal 2020, cominciando con la Israel Startup Vini Fantini, che è una squadra pro tour, quindi parteciperà a tutte le corse più importanti del mondo senza bisogno di inviti, per arrivare alla Vini Zabù. Manca l'ufficialità, ma possiamo dare per certa la partecipazione al Giro d'Italia e alla Milano-Sanremo. Ti chiedo, cosa vorresti? Purtroppo no. No, Milano-Sanremo? Milano-Sanremo no? Né Giro Sanremo sì. Né Tirreno. Tirreno lo sapevamo. Tirreno. Però comunque il Giro d'Italia sì. Giro d'Italia ci diciamo siamo, che ci stiamo lavorando, così come stiamo lavorando per portare la squadra alla Abu Dhabi Tour. Sicuramente partirà una... Ci porti anche a me, Gabriele? Io dovrei andare. Il 20 parte, no? Sì. Ci porti a me, Gabriele? Se troviamo spazio, sì. Vabbè. Posso dire che la squadra, una parte della squadra andrà in Argentina a giorni. Tour San Luis. E un'altra parte della squadra andrà a Mallorca per fare il challenge di Mallorca. Ti chiedo, Valentino, con la Israel cosa ti aspetti per il 2020? Con la Vini Zabù cosa ti aspetti per il 2020? Guarda, la Israel è una squadra nuova che era nata per diventare una professional molto forte e poi si è dovuta cercare di riciclare per essere una World Tour. È tutto da scoprire, c'è qualche giovane molto interessante, io vado a vedere il debutto la settimana prossima in Australia, non perché vado a vedere la gara ma perché sono lì per lavoro e comincio a rendermi conto di come è organizzata la squadra, di come funziona il tutto, perché... Devo dire che le trattative si sono chiuse all'ultimo momento, infatti l'altra volta che sono stato qua
in realtà non ancora si definiva nulla sul nostro futuro. Però hai un obiettivo con questo 2020 dell'Israel? Vorresti vedere la squadra protagonista? Beh, l'obiettivo sicuramente, per come è fatta la squadra, per gli obiettivi che la squadra ha, loro si concentreranno tantissimo sul tour e quindi qualcosa di bello al Tour de France ce l'aspettiamo. Invece con Visconti giro, invece? Dai, andiamo subito. Ecco, invece al giro mi aspetto qualcosa di più dalla Vini Zabu. Qual è, Maurizio, la tappa che avete messo nel mirino della Vini Zabu per il giro? Beh, sicuramente una tappa in Sicilia. Poi parlando abbiamo anche parlato della tappa abruzzese, tant'è che mi è stato promesso che a breve, dal ritorno dalle due trasferte, verranno qui e tu ci guiderai sul percorso con Visconti, Frapporti e qualche altro corridore importante, per vedere finalmente, per cercare di vincere questa tappa in Abruzzo, che sarebbe il non plus ultra. È vero che il marchio è siciliano, delle cantine c'è là, però è normale, dai, che se si vincesse in Abruzzo con il Vini Zabu sarebbe il massimo. A proposito di Abruzzo, Dario Cataldo, che dal 1° gennaio è un uomo per 2 anni Movistar, un ragazzo che devo dire di una educazione, di una squisitezza, di una gentilezza, che certe volte faccio fatica a capire che faccia il ciclista, perché di solito il ciclista è un po' irruento, un po', lui invece è sempre calmo, pacato. E questa è l'altra gioia abruzzese. Sì, ecco, la vittoria di Giulio Ciccone sulla tappa Ponte di Legno. No. Beh, da lì Giulio praticamente ha avuto questa escalation che lo sta portando sempre più in alto, ha vinto la maglia azzurra, è stato 3 giorni in maglia gialla al Tour de France, poi purtroppo è stato sfortunato. E lui stesso in una intervista a BC Sport, che è uscito questo mese, ha ammesso che deve cambiare un po' modo di correre perché è un pochino irruento. Quello spero, per cui fece arrabbiare Maurizio sulla tappa, perché gli abbiamo detto tante volte la tappa, spero, di Campo Imperatore. Spero, certo, la tappa di Campo Imperatore. No, ma quest'anno il Giro dell'Emilia l'ha buttato via, l'avrebbe vinto a mani basse. Non essere critico anche con Giulio, dai. Se non corressi critico, in maniera diversa, vincerebbe molto di più. Dai, alla maglia rosa, non essere ha critico buttato anche il Giro dell'Emilia quest'anno. Vabbè, posso dire che pure sul muro di Sormano e al Giro di Lombardia ha corso in una maniera sua, alla sua maniera. Gabriele, eri tanto buono questa sera, mi ero illuso che non facevi polemiche. Sì, no, ma sono polemiche vere, non è che sono invenzioni. Polemica. Il Giro dell'Emilia è andato in fuga a 25 km da lui era il più forte, doveva aspettare un giro in più e avrebbe vinto nettamente il Giro dell'Emilia, nettamente. Invece l'ha voluto buttare perché voleva strafare, ti ricorderai com'è andata, penso io. Io dico solo una cosa, noi adesso abbiamo soltanto 2 corridori ad alto livello che corrono con squadre World Tour. Uno è Dario Cataldo, che passato con grandi aspirazioni, poi si è ritagliato questo spazio da gregario, e diciamo che è stato quel corridore che ha corso sempre con squadre importanti. Gregario ha pagato molto bene. Se le vogliamo paragonare al calcio, lui è come se avesse giocato nella Juve, nell'Inter, nel Milan, nel Manchester, nel Bayern. Giulio ha tutta un'aspettativa davanti, quest'anno avrà al suo fianco un uomo di un'importanza estrema come Nibali. Io mi auguro che abbia lo spazio che merita. A inizio stagione si separeranno nelle attività. La differenza tra Cataldo e Ciccone, che il primo è un regolarista, un fondista, uno che mette i corsi, il secondo è un talento, e i talenti, per dare il massimo, per arrivare ai grandissimi traguardi, vanno un po' gestiti, misurati, non possono. Giulio è un grande talento, questo ci metto la mano sul fuoco io, eccolo Giulio. Tu Ciccone, con questi è un grande talento, Giulio Ciccone. È un talento. È un grande se talento. Sei un grande, lo vedremo fra 3-4 anni. Intanto è il primo che ha preso la maglia gialla nella storia abruzzese, significa? Quindi è un grande che talento. Che significa? Abbiamo avuto 20 corridori tutta la storia in Abruzzo. Quindi è un grande talento. Penso pure che quest'anno verrà seguito da Slongo, perché da quello che mi arriva, notizie che mi arrivano, sembra che Slongo abbia pure cambiato metodo allenamento nei confronti di Nibali, perché prima era più regolarista, adesso lo vuole più scattante, tant'è che faranno negli allenamenti ricordato presto
Se l'hai ricordato presto. No, se l'hai ricordato tardi. Ma dai, su. Buono, Gabriele. Ma sì, ma sento dire delle cose, cioè che veramente dai. Non puoi star zitto. Andiamo in pausa. Valentino, ti faccio una promessa. Maurizio mi ha chiesto di accompagnare la squadra a visionare il percorso della tappa abruzzese. Lo farò con grande piacere, a patto che non venga Maurizio in bici, perché non possiamo passare la giornata intera ad aspettare. No, ma verrà Valentino al posto mio. Quindi devo aspettare le settimane. Io vengo in macchina, essendo il manager, vengo in macchina. Ho capito. Pausa pubblicitaria, poi torno dal presidente Ortolano e andiamo a parlare della vittoria esterna del Teramo ai servizi del campionato di Serie D. Rubo altri due minuti al ciclismo perché nella pausa pubblicitaria si è accesa la discussione sulle qualità di Giulio Cicconi. Io ho detto grandi qualità. Aspetta, no, io ho visto Cicconi vincere anche a Sesto l'anno prima, che avevamo dimenticato. Certo, c'ero anch'io quel giorno. Quindi io dico che è un talento, tu dici che è il grande. Per il grande lo dovrà dimostrare, il talento l'ha già dimostrato. Per me ha dimostrato anche che è un grande talento. No, il grande aspettiamo le verifiche vere. Valentino, che pensi? Il grande è una cosa assoluta, aspetta. Guarda, se vedi quanto è grande il movimento, quante opportunità ci sono, cosa hanno fatto i nuovi giovani che stanno arrivando, sarei d'accordo assolutamente con Gabriele, dire oggi ha fatto qualcosa di bellissimo, di meraviglioso, ha dimostrato di avere tantissimo talento. Per diventare un grande, siccome ne ha i mezzi, deve dimostrare ancora qualcos'altro. Però i nomi che faceva Gabriele in pausa pubblicitaria li possiamo dire, sì. No? Pogačar e Bernal, pronti via subito con la Sky e con... Questi sono dei fenomeni però, ragazzi. Ho capito, però Giulio... Avete dimenticato... La squadra non è un vantaggio. Avete dimenticato Rubi. Pogačar l'ha fatto senza squadra. Beh, oddio, la UAE Emirates è sempre una squadra Pogačar tua. Pogačar alla Vuelta correva solo. Da solo. Era solo già a 60 km dalla fine, quindi... Roglic non è così giovane. Come non è giovane? Viene dal salto con gli sci, Roglic. Vabbè, non è giovane. Ma cosa ha detto Giulio Cicconi dall'ammiraglia di all'occhio quel giorno a Campo Imperatore quando scattava tutte le volte? Lascia perdere, quello che ho detto ormai. Ormai è passato. Andiamo al calcio, dai, andiamo al calcio. Presidente Ortolano, che mi dice sul campionato del Teramo? Vediamo intanto risultati e classifiche. Un campionato che, per la ristrutturazione che c'è stata della società e magari le aspettative soprattutto di un imprenditore che arriva con grandissimo entusiasmo e che fa un progetto serio, dimostrato anche dagli investimenti che ha fatto sullo stadio, sul settore giovanile, forse possono essere inferiori a quelle che erano appunto i risultati, a quelle che erano le sue aspettative. Però credo che ci voglia tempo, c'ha uomini esperti anche sia nella segreteria che nella direzione sportiva e arriveranno. Certo, questo è un girone terribile in cui ci sono nobili che decadute come il Bari che pur avendo avuto una partenza non velocissima si sta riprendendo. Certo, questo Cavese Regina 3-0. E questo potrebbe essere la prima sconfitta, però sai... Si deve mordere le mani il Bari di Vivarini che è andato a impattare a Viterbo. E perdere. Sì, anche quello, ma è un campionato difficile. Ma è campionato chiuso secondo il presidente Ortolano per il primo posto? Com'è? Campionato già chiuso per il primo posto? Ma io come ho seguito, più che visto, ho seguito il cammino della Regina, mi sembra di sì, insomma, una squadra costruita bene, è un ottimo allenatore, motivazioni a mille, pubblico in cui si ribadiscono i vecchi fasti della Regina di una volta. Io credo di sì, credo che insomma, la Regina ce la faccia a fare una cavalcata, anche perché le altre devono pure incontrarsi tra di loro, quindi perderanno punti. Vediamo se Gabriele è arrabbiato o no con il Teramo, ho già vinto, dai. Ha vinto, con la sicula Leonzo. Con l'ultimo in classifica che ha un piede in Serie D e ha vinto 1-0, penso che abbia fatto il minimo indispensabile per giustificare i viaggi in Sicilia, se no era meglio che rimanevano a Teramo, scusa. Cioè vai a giocare con una squadra che sta quasi in Serie D. Capito, però non è mai facile vincere fuori casa. Facile non niente, ma tu sei una corazzata, hai comprato 21 giocatori, paghi un tecnico una marea di soldi e che non ti ha portato a farlo andare via, perché se no ci rimetteva 1 milione di euro il presidente, ed è assurdo che in C, perché c'era un tecnico, ci si possa rimettere 1 milione di euro, è rimasto lì, tanto ai playoff ci arriverà sicuramente, perché mezzo campionato va ai playoff, ma il cammino del Teramo è decisamente deludente. Quindi questa vittoria non ti fa dire vediamo come va il 2020, no, se ancora... Sì. Sicuramente peggio non può andare, che si sta a 12 punti dalla terza,
peggio difficilmente possa andare terzo. Peggio, per noi che stiamo parlando prima a micro, siamo convinti che la Ternana è la squadra più forte. Sì? Per noi. Sì, come prestazione, come secondo me, come occhio però al mercato del Bari, perché ho letto di Ninkovic, ho letto di Laribi, quindi comunque il Bari sta facendo un mercato di giocatori importanti. Forse di comprare a Napoli, comprare Bari. La Ternana mi sembra che ha perso 4 partite in casa, non puoi perdere 4 partite in casa. Sì, questo è vero, però... La regia c'è 20.000 spettatori in casa. Prima di andare in Serie D, naturalmente, ci andiamo a vedere la vittoria esterna del Teramo con il servizio di Paolo Durante. 3 punti voluti e meritati. Inizia con un brindisi il 2020 del Teramo che vince a Lentini contro la Sicula Leonzio. La rete di Magnaghi regala al diavolo il secondo successo esterno stagionale e spezza un digiuno di vittorie che durava dal 3 novembre scorso, 1-0 al Bonolis contro il Bisceglie. Il risultato di misura non spiega la prova di forza offerta dai biancorossi, quasi sempre in totale controllo del match con almeno 2 occasionissime per raddoppiare. Una parata importante nel primo tempo anche di Tomei che ha salvato la porta dal possibile pareggio. Tedino torna al 4-3-1-2 scegliendo Bombaggi e Magnaghi come tandem d'attacco. Buono l'esordio stagionale del primo minuto del centrale difensivo Soprano, era squalificato Piacentini oltre Mungo. Molto bene Santoro, gran partita di Ilari, sempre presente in ogni zona del campo. Prima parte del match di sostanziale equilibrio con il Teramo tuttavia a comandare il gioco. Il gol partita al 20° sugli sviluppi di un corner ci prova prima Ilari, poi la palla arriva a Soprano che mette in mezzo dove è pronto a deviare in porta Magnaghi. Per il giocatore biancorosso si tratta del 5° centro stagionale. I siciliani si vedono 4 minuti dopo, direttamente dal rinvio del portiere, il pallone arriva alla fine a Palermo che al volo prova a sorprendere un attento Tomei. La Sicula insiste e al 26° su punizione un colpo di testa in mischia esalta i riflessi di Tomei che respinge come può. I pericoli scuotono il Teramo al 33°, Bombaggi ruba palla a Ferrini, il giocatore si presenta solo davanti a Polverino ma spreca tutto concludendo alto di poco. 2 minuti dopo, senza immagini, Magnaghi serve un buon pallone in piena area a Santoro che conclude di poco al lato. Ripresa nella Sicula dentro Esposito per Buculo e il neo acquisto Catania per Grillo, ma è ancora il Teramo a pungere con Magnaghi e Santoro che non riescono a concludere grazie anche al salvataggio del portiere Polverino e soprattutto all'anticipo di Tafa su Santoro. Cambia anche nel Teramo, esce Viero per Arrigoni, pochi minuti dopo fuori Magnaghi per Riotti, biancorossi ora con il modulo 3-5-2, in avanti Costa Ferreira e Bombaggi. La Sicula prova il tutto per tutto, la squadra di casa si spinge in avanti, ma il Teramo si difende bene, qui qualche apprensione per un'uscita avventata di Tomei. Tedino getta nella mischia anche il giovanissimo Birligea, esordio stagionale per il classe 2000, che prova a lasciare il segno al 90° senza fortuna. Quindi arriva il triplice fischio di Carrione di Castellammare di Stabia. Domenica prossima al Bonolis arriverà l'Avellino, mancherà Viero, come detto ammonito, era diffidato, ma rientreranno dalla squalifica Mungo e Piacentini. La corsa playoff dei biancorossi, saliti all'ottavo posto a quota 28, è appena iniziata. Che idea ti sei fatto, Gabriele, guardando un po' le immagini? Ha vinto, meritatamente, ma soffrendo anche. Ti ripeto, l'avversario è l'ultimo in classifica, c'ha 11 punti. Quindi conta pure chi hai davanti, per dare un valore al tuo successo devi anche pesare la forza degli avversari. E da questa classifica andiamo a quella, i risultati della classifica del campionato di Serie D, che faccio subito commentare al presidente Daniele Ortolano. C'è stato il KO casalingo del Notaresco che mantiene comunque la leadership, vittoria per sconfitta per 3-1 contro il Campobasso, la vittoria del derby del Pineto 1-0 con il Chieti, il pareggio tra Vastese e Giulianova 1-1 e l'Avezzano che ha perso in casa con la San Giustese. Questa è la classifica, la vediamo, presidente Ortolano, ce la facciamo a portare un'altra abruzzese tra i professionisti? Io mi auguro di sì, e chiaramente le peculiarità di questa società sono tante, io la conosco i dirigenti, il presidente Di Giovanni e tutta la società, è un progetto lungo, molto probabilmente non è nemmeno un progetto che aveva ambizioni, almeno in questi ultimi anni, di ambire alla Serie C. Però adesso ci stanno e stanno facendo in modo che questo sogno continui. E quindi è possibile, i numeri sono quelli, sono 6 punti di vantaggio. Adesso non bisogna, mentre prima l'entusiasmo e l'esperienza e appunto il progetto solido della società insieme alla passione ha portato a quei risultati, oggi non bisogna battersi
per queste sconfitte. Io ho visto, almeno poi le vedremo, insomma, le immagini le ho viste, e nascono, ci sono due o tre situazioni favorevoli al Notaresco che prima si traducevano in gol all'inizio della partita. Questa volta invece, una volta è stato bravo il portiere, una volta Frulla ha sbagliato davanti alla porta, cioè portano la partita sullo 0-0, poi un contropiede e il Campobasso segna il primo gol. Allora adesso andiamo a vedere. Un errore, quindi non bisogna abbattersi, questa è una partita difficile, il Campobasso si era ulteriormente rinforzato, oltre ad essersi ampiamente rinforzato all'inizio della stagione, è una tappa non decisiva, quindi bisogna riprendere il cammino come prima, ma soprattutto senza avere il carico di questo primo posto. L'hanno costruito con gioia, con entusiasmo, con passione, con professionalità, adesso devono mantenere quelle caratteristiche. Allora, noi siamo pronti per andarci a vedere, sì, i riflessi filmati. Volevo da Lorenzo Valeriani un giudizio su questo campionato di Serie D. Lorenzo? Io spero rimangano tante squadre in Serie D, perché dall'altra parte invece, dalla parte destra della classifica, ci sono delle squadre in difficoltà. E questa è l'altra, la notazione che volevo fare io è quella. Che Giulianova chiede da Mezzano. A me fa piacere del Notaresco, se sale il Notaresco, la cosa che mi preoccupa sono quelle sei posizioni finali, perché da là devono uscire quattro retrocessioni, sperando che Cattolica e Jesina mollino, ma non mi sembra, e le altre sono tutte abruzzesi, Allora, andiamoci a vedere i riflessi filmati, cominciamo con il derby Pineto-Chieti 1-0 e poi Massimo Profeta ci racconta Notaresco-Campobasso. Derby importantissimo tra Pineto e Chieti al Mariani Pavone, finisce 1-0 e decide Tomassini nella ripresa. Terreno di gioco in ottime condizioni, si sentono solo i tanti sostenitori neroverdi al seguito. Amaulo si affida al 4-2-3-1 con Quadro dietro a Tomassini, mentre Di Meo opta per il rombo di centrocampo con Bagigalupo trequartista alle spalle dell'ex Sarrizio Siviglia. Dirige Manzo di Torre Annunziata. Il racconto della gara con le immagini di Alberto Capo. Si va al piccolo trotto, ritmi bassi, zero pericoli. La prima azione degna di nota al 19°. Cross dalla sinistra di Acquadro. Festa sfrutta centimetri e colpisce di testa. Palla al lato non di molto. 29°, ancora Pineto, conclusione di Acquadro, palla deviata in corner sugli sviluppi. Pierpaoli di testa è tutto solo, ma schiaccia male e il Chieti si salva. Il Chieti si fa notare per il calore dei suoi sostenitori prima di due squilli sul finale di tempo. 39°, cross basso di Sarrizu, Bagigalupo in scivolata, non arriva per un soffio. 42°, ci prova Favo, palla non lontana dal bersaglio grosso. Ripresa, meglio il Chieti, bella giocata dei neroverdi al quarto d'ora. Siviglia, Bagigalupo, Sarrizu, ma la conclusione dell'ex è da dimenticare. Inizia una lunga girandola di cambi, al 19° ci prova da lontano Milizia, supera Madio, salva il risultato. 29°, Meola manda in aria Siviglia, Madio disturba la conclusione del numero 9 neroverde. Il tecnico Di Meo dalla panchina prova ad inserire qualità e i neroverdi vogliono vincere la partita, ma al 37° arriva il vantaggio del Pineto. Il Chieti in ripartenza perde palla sul capovolgimento di fronte, Ciarcelluti con il destro impegna Bruno. Sulla respinta arriva Simoncelli che crossa bene sul secondo palo, dove arriva Tomassini che spinge il pallone in rete. Non succederà più nulla, derby non bello ma che per il Pineto diventa piacevole con tre punti portati a casa. La gestione di Meo in casa Chieti per il momento non riesce a decollare e la delusione è sottolineata dai mugugni dei tanti tifosi al seguito. Come dargli torto? È il big match della seconda di ritorno, prima contro quarta, ma con ben 14 punti di differenza, impensabile alla vigilia della stagione. Tre pali, debutta Scotti, a sinistra gioca il 2001 Morganti, a centrocampo torna Mele, Cancelli mezzala, sulla tre quarti maglia da titolare a Liguori, davanti il tandem Sansovini-Romano. Per contro Campobasso primo di Alessandro per la squalifica, al suo posto Musetti, Zammarchi e Cogliati a supporto, 4-3-3. Comincia molto meglio il Notaresco, corto aggressivo con le distanze giuste. Nono minuto, Cancelli per Frulla, una sorta di rigore in movimento, sinistro alto, quindi Cancelli arma il mancino, qualcuno devia, blocca Raccichini. 17°, invito di Liguori, perfetto l'inserimento di Frulla che però non trova la porta, un attimo prima testa di Romano, Raccichini blocca. Versetto opposto, grande copertura difensiva di Marco Sansovini, a quasi 40 anni, anche questo chapeau
si fa vivo il Campobasso con Cogliati, pericolo numero 1, sinistro da fuori, deviazione, bel riflesso di Scotti, 42esimo Raccichini, prima sbaglia in fase di rilancio, poi rimedia sul tentativo di Cancelli, passa un solo minuto, errore banale a centrocampo dell'under Jacopo Morganti, ingenuità che innesca il contropiede ospite, fulmineo e letale, da Zammarchi a Cogliati che brucia tutti e infila Scotti, 1-0, avvio di ripresa, il solito Cogliati, spunto agevolato però dall'opposizione troppo morbida dei difensori del Notaresco, sinistro non irresistibile, tutt'altro che immune Scotti, palo rete, 2-0 Campobasso, esce Mele, entra Gaetani che si piazza tra le linee, frulla regista Liguori mezzala, 12esimo la traccia di Liguori, soprattutto l'assist di Sansovini di testa, Romano accorcia le distanze, al 20esimo Blando rileva Cancelli, a 10 dal termine stivaletta per Frulla, in cabina di regia Blando che al 38esimo illumina, lancio millimetrico per Romano provvidenzialmente contrato da Martino, subito dopo servito da stivaletta Sansovini timbra il palo ma in posizione di fuorigioco, nel primo dei 4 minuti di recupero espulso il sindaco, rosso diretto, figlio di un malinteso con Zanellati di Seregno, primo assistente dell'arbitro Restaldo di Ivrea. Notaresco in 10, 52esimo, tris ospite, la firma del solito Cogliati, migliore in campo, il classe 92 scippa il pallone a Scotti, si invola nella metà campo di fatto incustodita e segna a porta vuota, 3-1 Campobasso, terzo KO in 19 gare, secondo al Savini, porta male la diretta TV, Matelica a meno 6, 6 punti recuperati nelle ultime 3 partite. Eccoci, siamo tornati dopo la pausa pubblicitaria, le altre abruzzesi le potete vedere sul nostro canale Rete 8 YouTube con tutti i riflessi filmati. Io prima di tornare da Rocco Coletti volevo leggere chiaramente una notizia non bella che è arrivata nella giornata di oggi, la morte di Antonio Capuozzo a 40 anni, il ex portiere di calcio a 5 per cause naturali in Abruzzo da 2 anni, ha vinto uno scudetto, 2 coppe e 2 supercoppe italiane sempre con il Pescara, anche 3 convocazioni in nazionale. Prima di Pescara ha militato un anno nell'Acque Sapone, più stagione nell'Oreto Prutino e un breve tempo con la Dem Montesilvano. Naturalmente alla famiglia le condoglianze della nostra redazione. C'è Rocco Coletti, ok, andiamo da Rocco Coletti perché volevo un commento sul campionato di Serie D anche da Rocco Coletti prima di lasciargli il microfono per Valentino Sciotti e per il presidente Ortolano con le ultime battute. Rocco. Il campionato di Serie D sta entrando nel vivo e purtroppo per il Notaresco oggi non è andata bene, anche se comunque ci può stare a perdere con il Campobasso. Il vantaggio resta comunque consistente sulla seconda classe, sul Matelica, però adesso il Notaresco ha bisogno di personalità, di attributi, perché non è più la sorpresa di inizio stagione, non viaggia più sulle ali dell'entusiasmo, viaggia con un fardello di responsabilità che è quello della prima della classe, quindi c'è bisogno di un qualcosa in più perché adesso non è più una sorpresa, non è più una novità, la conoscono tutti come squadra, ecco, come gioca e a livello di individualità. C'è stato il riscatto del Pineto, il Chieti fa fatica nonostante abbia cambiato tantissimo, mi dicono decine e decine di giocatori tesserati dall'inizio della stagione ad oggi, se non è un record poco ci manca, siamo sui oltre 40 giocatori, però ecco, adesso la squadra mi sembra abbastanza competitiva, però adesso bisogna anche di fare qualche risultato che gli dia un po' di fiducia, di autostima e che gli permetta di risalire un po' la china in classifica, però ecco, sono cambiate diverse cose, anche non soltanto nel Chieti, lo stesso Pineto che oggi ha vinto il derby grazie al gol di Tomassini, in settimana ha perso Amadio che è andato a Fano, è un campionato ancora che deve dire ancora molto, ecco. Rocco, ti lascio il microfono per le ultime 2 domande a Valentino Sciotti e al presidente Ortolano. Al presidente Ortolano gli chiedo oggi Gravina in una diretta televisiva ha rilanciato l'idea di voler dare nuovo impulso alla schedina Totocalcio. Io naturalmente
lui ha qualche idea in serbo per questo finale di mandato, qualche novità, qualche sorpresa? Beh, sicuramente non la schedina, perché non posso gestire io queste cose, no? No, penso di... credo però che... prima di te qualcuno ci aveva pensato, eh? Sì. Purtroppo stanno togliendo le società dilettantistiche, le stavano togliendo dal... le hanno tolto completamente dal calcio così, quello legale, delle scommesse, capito? Quindi era proprio una bella pensata quella, se volevamo favorire determinate situazioni di illecito. Che farà in questi ultimi mesi, ci diceva Rocco nel suo ultima parte di mandato? Intanto finiamo questa stagione sportiva che è tanto problematica in tutti i sensi. E nell'ambito delle novità ne abbiamo messe tante, ma soprattutto cercheremo di essere vicini alle società per riprogrammare la nuova stagione, perché non è facile. Aiuteremo in un percorso, come fa sempre la Lega Nazionale Dilettanti, per poterle sostenere e supportare in questo, nell'ambito dell'attività. Poi ci prepariamo anche a una stagione finale ricca di eventi, iniziamo subito con la Coppa Italia d'Eccellenza, le varie fasi play-off e poi anche seguiremo le nostre rappresentative, che sono poi espressioni di talenti delle nostre società, inseriti sia nel contesto del calcio a 5 che si svolgerà a Riva del Garda, a Peschiera, e sia nella kermesse finale del torneo delle regioni del calcio a 11 e del calcio femminile, che si farà a Bolzano nell'ultima settimana di aprile. E lì seguiremo le sorti dei nostri ragazzi cercando di mantenere alto i colori dell'Abruzzo. Rocco, per chiudere, per Valentino Asciotti. Ah, volevo chiedere, la sensazione e l'impressione che raccoglie un imprenditore come lui in giro per il mondo e sull'Abruzzo, cioè l'Abruzzo visto fuori dai confini regionali e nazionali? Ma Abruzzo sportivo, Rocco, oppure Abruzzo come regione in senso? Mi riferisco non solo sportivo, visto che comunque anche lo sport riflette poi quello che è lo stato dell'economia e della società. Purtroppo la regione è ancora poco nota, soprattutto se ci allontaniamo dai paesi classici dove abbiamo quel poco di turismo che riusciamo a intercettare. Io penso che abbiamo ancora tanto lavoro da fare e forse bisogna cominciare a programmare la promozione di questa regione basandoci su dei periodi più lunghi e su delle azioni strategiche che siano un attimino di più ampio respiro. Noi cerchiamo sempre, di quando promuoviamo l'Abruzzo, di pensare un anno sull'altro e mai andiamo troppo oltre. La regione ha tantissimo da dare e a noi ci aiuterebbe tantissimo anche a vendere i nostri prodotti. Basta che prendi una bottiglia di acqua panna e vedi che Toscana è scritto più grande di acqua minerale, perché è un brand. Noi Abruzzo non è un brand nel mondo. Cerchiamo di fare tutto il possibile, quando ne parliamo, quando facciamo vedere le immagini di questa regione, restano tutti sorpresi, dici ma com'è possibile una regione così bella e così poco nota? Io spero che questo gap venga sanato presto. Ci ha fatto anche una lezione di economia e di marketing il buon Valentino. Dimmi Maurizio. No, io, Rocco lo sapete tutti, sono anni che mi batto affinché questa regione esca fuori da quella situazione di impasse che c'hanno. Perché noi, è un recinto. Perché noi pensiamo sempre che i posti di lavoro li creano le aziende che poi vengono, stanno 3 anni, poi vanno via, cassa integrazione. Noi abbiamo loro sotto i nostri piedi e per loro intendo l'Abruzzo come regione montana, regione marina, regione collinare, regione di laghi, regione di vino, regione di olivo, regione di grano, regione di una grande cucina culinaria, però di pesca. Continuiamo ancora a stare a pensare al niente e io ci soffro perché poi ogni volta che si riesce a portare questo benedetto Giro d'Italia, che molte volte viene anche contestato da chi è andato in bicicletta, e questo mi fa ancora più arrabbiare. Stiamo per vedere una chicca, eh? Tutti quanti restano a bocca aperta. Quanto è bello l'Abruzzo, quanto è bello l'Abruzzo. Prima di vedere questa chicca, Maurizio, andiamo con volley e basket. Resta con noi, Rocco, perché poi ti faremo fare un sorriso su Maurizio Formichetti il giorno della presentazione in Sicilia della squadra Vini Zabù di Valentino Asciotti. Nel volley, bene Ortona, che è tornata al successo.
successo da 3 punti contro Reggio Emilia. Questo è il quadro grafico dei risultati di oggi. Ortona ha perso il terzo parziale a 23, ha vinto poi agevolmente gli altri, dunque vittoria importante che rilancia Ortona al secondo posto in classifica, vista la sconfitta di Calci. Dunque per Ortona il momento è positivo, con Siena che è scappata via e con comunque una stagione più che positiva, visto anche l'infortunio che è capitato all'opposto Marx. Non bene invece Pineto, che dopo aver vinto agevolmente in B maschile il primo set si è fatta battere in casa per 3-1, mentre nel basket ha perso in casa, possiamo andare con il basket di Serie 2, ha perso in casa Roseto contro Verona. Da lunedì poi passerà Bobby Jones a Verona, che oggi chiaramente non ha giocato, e in casa Roseto arriverà Rodriguez. Questo è il quadro dei risultati, con una classifica di Roseto che è sempre più deficitaria, quota 12 al terzultimo posto. In B invece la sconfitta a fil di sirena di Teramo in casa contro Iesi 68-70, nel derby invece netta affermazione di Chieti 87-61, tra l'altro Chieti ha firmato Pedrazzini, il giocatore, anche se non ufficializzato dalla società, è già stato contrattualizzato, da martedì alla ripresa degli allenamenti sarà regolarmente a disposizione di coach Sorgentone, arriva da Iesi e va un grande passato in Serie 2. Questa è la classifica, il servizio con le interviste, e poi chiudiamo con la chicca di Maurizio Formichetti. Presidente Marchesani, derby convincente, vittoria netta maturata subito con il 15-3 di parziale di apertura. Ma oggi abbiamo giocato una buona pallacanestro, chiaramente contro una squadra che dal mio punto di vista ha mostrato tanti limiti dovuti all'età, qualche infortunio, chiaramente non è che dobbiamo esaltarci per questa vittoria. Le vittorie che dovranno farci esaltare sono altre. Devono essere le vittorie di Fabriano in casa con Piacenza, non queste qua. Presidente, a proposito di Fabriano, è arrivata la sconfitta ad Ancona, questo significa che c'è tanto equilibrio. Le chiedo, che girone di ritorno si aspetta? Ma noi dovremmo interpretare quel girone di ritorno che tutti i tifosi si aspettano, che la dirigenza si aspetta e che gli stessi giocatori sono capaci di fare, nel senso che dobbiamo interpretare le partite così come le abbiamo interpretate con Cesena piuttosto che con Ozzano. Chiaramente secondo me la partita di oggi non fa testo, anche se abbiamo giocato bene, ma per la qualità della squadra avversaria, non per volerne a Giulianova, però chiaramente non è che stiamo giocando con una primissima della classe come noi. Non è che ci dobbiamo esaltare più di tanto. L'ultima, presidente, vede un cambio di marcia rispetto alla squadra d'inizio stagione? Ma cambio di marcia? Non vedo un cambio di marcia, perché anche con la gestione Cohen abbiamo fatto degli ottimi risultati, ribadisco Fabriano, ribadisco Rimini, ribadisco la vittoria importante a Montegranaro, quindi non è che, purtroppo questa è una squadra che ha degli alti e bassi, soprattutto con le piccole, oggi abbiamo dimostrato che con le piccole possiamo fare bene. Sorgentone, vittoria netta, vittoria meritata, con 6 uomini in doppia cifra e con un 15-3 di parziale di apertura che ha sostanzialmente chiuso il match. Sì, un po' ferraginosa la partita, rispecchiando la settimana di allenamento che è stata minata da una serie di infortuni, come a dire che le disgrazie non vengono mai da sole. E la ruggine accumulata in alcuni giocatori soprattutto, eccetera, hanno fatto sì che la prima parte fosse un pochino meno limpida, un pochino meno brillante. Però, in definitiva, bene, senza grandi difficoltà, gestendo bene situazioni tattiche che Giulianova fa alla pari di Ozzano, quindi sotto quel punto di vista diciamo che in questi 7 giorni abbiamo fatto dei miglioramenti importanti. Chiedo una cosa non di mercato, perché so che non mi risponderebbe, però le chiedo, nella sua idea, Sorgentone, in questo girone di ritorno, Rezzano nei minuti importanti della partita lo vede più da 5 o da 4? Io commento la partita con Giulianova, queste sono cose su cui lavoriamo giornalmente in allenamento. Rezzano gioca da 4 di partenza, può giocare da 5, ruolo che è coperto da Ponziani. Eccoci, siamo tornati dopo le parole del presidente Marchesani di coach Sorgentone. Abbiamo detto dell'arrivo di Pedersini in casa Chieti. Rocco, se sei pronto, ci lasciamo con una chicca importante.
perché abbiamo scoperto che tra le tantissime cose Maurizio Formichetti non sa cantare. E noi abbiamo la documentazione. Guardate cosa ha combinato la sera della presentazione. Ti ho autorizzato. Mi hai autorizzato per mandarla in onda. Questo è Maurizio Formichetti direttamente dalla Vini Zabù. Siamo in fascia protetta. Me lo commenti dopo. Gabriele De Bari. Domani chiamo Striscia la Nuova Notizia e facciamo proporre questo video diventi di dominio italiano intero, perché mi pare una cosa da valorizzare. Maurizio, non lo fare più, eh? Ah, io ho il coraggio di fare le cose. Cartellino rosso. Sono gli altri che si nascondono. Io Rocco, che mi dici su questa esibizione? Cartellino rosso, no? Diciamo che ci sono altre virtù. Diciamo che ci sono altre virtù. Rocco, io ti ringrazio. 22:30, siamo arrivati al termine di questa puntata. Buon lavoro, l'appuntamento con te in edicola domani con il centro. Buonasera a tutti. La ricca cronaca sportiva della domenica raccontata come sempre lunedì dal quotidiano Il Centro con il Rocco Coletti, caporedattore, che ringrazio e saluto. Grazie a Gabriele De Bari. Grazie a questa voi. Sera un po' più calmo del solito. Domenica prossima con la Salernitana rinizia la De Bari arrabbiato? Ma no, arrabbiato, dipende cosa offrono gli avvenimenti. Oggi era tranquilla la cosa. Oggi era sostanzialmente tranquilla. Grazie al presidente Ortolano. Grazie che dall'anno prossimo, abbiamo capito, troveremo la Lega Nazionale su elezione. Giusto, presidente? Detto aspettiamo, bene? Aspettiamo. Aspettiamo, quindi ruolo nella Lega Nazionale. Grazie a Valentino Sciotti, a cui auguriamo un grande 2020 con il suo ciclismo e non solo. Grazie a Maurizio Formichetti, grazie con te Maurizio, ci vediamo domenica prossima. Grazie a Lorenzo Valeriani, grazie che ci ha aiutato a grazie capire bene che il presidente Ortolano sarà in Lega Nazionale Dilettanti il prossimo anno, giusto? Io lo spero. A proposito, spero. Presidente, mi dice due battute sul Castelnuovo, che sta facendo questo gran capolavoro in eccellenza? Beh, la società che ha avuto anche una serie di promozioni, è forte anche dal punto di vista economico, e ha costruito questa sua stagione con i grossi innesti come l'allenatore Di Fabio e tanti altri ragazzi. In quella zona c'è tutto un fermento, perché quella è la zona del San Nicolò Notaresco, del Castelnuovo, della Torrese, grandi rivalità. È anche un'ottima struttura per quanto riguarda proprio i progetti del calcio. Spero che ce la faccia, anche perché mi sembra che continua ad ampliare ogni domenica il suo vantaggio, e soprattutto che poi migliori anche la struttura dello stadio, perché anche lì avremo dei problemi in Serie D. 11 punti di vantaggio sul Lanciano. Una domanda devo fare. Lanciano, che mi dice, presidente? Il Lanciano, questo è sempre difficile, vedi, Castelnuovo ha cambiato tecnico quest'anno, ha messo dentro tanti calciatori nuovi, anche nell'ambito dei giovani. Il Lanciano ha creduto nella struttura precedente, all'inizio forse la venuta di Lucarelli, l'allenatore, aveva fatto capire che a lui, che ha una grande esperienza, che forse bisognava fare qualcosa dall'inizio. Non è stato recepito e oggi i punti sono tanti, ci sono difficoltà. Oggi ho perso in casa con una squadra. Ci sarà pure l'Aquila. Sì, però diciamo c'è sempre la via dei play-off, insomma. Purtroppo il Lanciano ha perso anche la via della Coppa Italia, perché ha perso col Castelnuovo. Insomma, fino adesso non è un bilancio positivo e tutto si potrebbe salvare la sua stagione con la vincita dei play-off, partecipando a quelli nazionali, che non sono mai facili. Però per adesso ci fermiamo qui. Grazie a Roberto Cherchi alla telecamera, grazie a Dino D'Angelo in regia. Noi torniamo domenica prossima, sempre in diretta alle ore 21. Vi lascio con Goleada, ovvero tutti i gol delle abruzzesi, dalla Serie C alla Serie D, raccontati dopo la nostra sigla della domenica sportiva. Buonanotte, grazie.